Rome with a cat, what you think about that? Queen of the castle, and that's a fact. She might be round the corner, so watch your back. When ben ritrovati nei studi di Obiettivo News. E alle porte lo storico carnevale di Castellamonte, organizzato dalla Proloco di Castellamonte, e ne parliamo qui oggi del ricco programma con Onofrio Amore, cerimoniere del carnevale. Benvenuto. Grazie per l'invito. Sono onorato e contento di essere qua per parlare del nostro carnevale. Un carnevale ricchissimo, un programma veramente intenso, e partirà proprio domenica. Partirà domenica. Quest'anno veramente la Proloco, come cerimoniere, abbiamo veramente cercato, come dico io, di alzare l'asticella. L'anno scorso è stato un bellissimo carnevale, abbiamo avuto due personaggi veramente bravissimi, però quest'anno abbiamo detto mettiamoci in gioco, siamo bravi, abbiamo voglia, la popolazione ci aiuta, allora abbiamo detto facciamo qualcosa di più per Castellamonte. E di fatto il di più sono tantissimi eventi collaterali e qualche novità. La prima novità, che sono veramente emozionato perché è da 12 anni che a Castellamonte manca il padiglione. Quest'anno siamo riusciti, grazie agli amici e agli sponsor, al comune, siamo riusciti a mettere il padiglione. Il padiglione era 12 anni che mancava, il padiglione fa carnevale, carnevale storico di Castellamonte, un carnevale importantissimo. Secondo me, dopo Ivrea, c'è subito Castellamonte. E poi il padiglione è anche utile per riuscire a fare appunto tanti eventi collaterali senza far prendere freddo alle famiglie e alle persone. Quest'anno ci siamo sbizzarriti, avremo veramente tantissime uscite, quindi iniziamo domenica 28 gennaio, abbiamo l'ultima sfilata ufficiale della Pignatera Michela e del primo console David, che di nuovo sfileranno per le vie di Castellamonte, accompagnate dalle damigelle del 2024, i due terzieri, il console e i due alfieri, i portabandiere, il confalone e tutta, diciamo, tutta la gente che sfila con noi. Quindi avremo i tamburi, avremo le bandiere, avremo veramente tantissime cose. Si andrà nel palazzo comunale del comune di Castellamonte e ci sarà la presentazione di tutte queste dame. Perfetto, quindi si apre proprio con un momento di festa e di conoscenza a cui seguirà poi il rinfresco. Da poi seguirà il rinfresco. E poi si salta al 3 febbraio. Il 3 febbraio si iniziano veramente le danze. La novità di avere il padiglione è perché quest'anno, come tutti gli anni, ci sarà ritrovo per le ore 20, dove tutti i gruppi ospiti, dove tutti noi, dove tutti quelli che sfilano, il ritrovo sarà in Piazza Martiri della Libertà, facciamo la sfilata per Castellamonte, si va sempre nel nostro grandissimo e bellissimo Palazzo Botton, dove c'è una scalinata che veramente ha accompagnato tutte le pignatere. Quindi la scalinata per noi è proprio un punto di forza, dove usciranno i nostri personaggi, verranno acclamati, giochi di fuoco. Faremo un'uscita quest'anno, sempre ricordando le nostre tradizioni, per il nostro carnevale, un carnevale che ricorda il 1380 della contessa Isabella di Montebello, una storia veramente esistita, quindi noi facciamo le feste di una storia, e poi rifacciamo la sfilata e andiamo dentro il padiglione, e qui entra in gioco il nostro padiglione, che veramente accogliamo tutti i nostri ospiti, dove, come hai detto te, staremo al caldo e ci sarà un ricco rinfresco offerto a tutti. Questo rinfresco, e quest'anno ne sono veramente orgoglioso e fiero, è gestito dalla Proloco e dal Supremo Ordine delle Belle Pignatere e i Primi Consoli, che insieme, un tutt'uno, accogliamo la popolazione, accogliamo chi sfila, accogliamo tutti quelli che amano il carnevale, che saranno tutti i nostri ospiti. Certo. E durante questa serata, ovviamente, sarete ancora a Palazzo Botton, quindi nel piazzale, si conoscerà la Bella Pignatera, il primo console di questa edizione. Certo. Oltre ai giochi di fuoco e altri spettacoli, quindi da non perdere. E poi si prosegue il 7 febbraio, cioè quasi tutte le sere c'è un evento. Allora, io ti anticipo perché
il 4 febbraio abbiamo il Carnevale dei Bambini. Giusto, sono veramente tanti, mi stava sfuggendo quello del 4 febbraio. Il 4 febbraio abbiamo il Carnevale dei Bambini. Noi a Castellamonte, che è una città, una bellissima città ricca di monumenti, abbiamo anche la Rotonda degli Anni. Se come l'anno scorso avremo una bellissima giornata di sole, una bellissima giornata calda, come l'anno scorso, il Carnevale dei Bambini verrà allestito nella Rotonda Antonelliana, grazie anche a Don Angelo che ci ha permesso di usare la Rotonda Antonelliana. In caso di maltempo si ritorna al padiglione. Giusto. Dopo andiamo invece nel culturale. Mercoledì 7 febbraio, grandissima serata teatrale. Qua entra di nuovo in gioco l'amico Don Angelo che ci presta, proprio nel vero senso, ci presta il teatro, perché sotto la chiesa, non tutti lo sanno, abbiamo un teatro con 110-120 posti a sedere, con tanto di palco, con tanto di... E quindi il Don, veramente un amico, ci presta il teatro e fanno quest'anno una commedia teatrale italiano-piemontese. Quindi è una tradizione che abbiamo iniziato l'anno scorso è piaciuta veramente tanto e noi siamo contenti di continuare questa tradizione, perché il carnevale per noi è anche cultura. Certo, senza dubbio. Non finisce qua. Assolutamente, siamo solo all'inizio, perché il nostro carnevale finisce il 14 di febbraio, quindi noi il 7 facciamo la serata teatrale, qua inizia il bello. L'8, giovedì 8 febbraio, serata tema con Paella, e poi è la prima volta, e questo sono molto orgoglioso, anche grazie al dottor Giacomo Spindler, avremo due filarmoniche, la Filarmonica di Castellamonte e la Filarmonica di Caserma, con i loro maestri. Ci sarà il primo concerto eseguito dai bambini, bambini dai 5 ai 15 anni. Io mi sono informato, sono andato anche a vederli mentre provavano, sono 35 bambini / ragazzi. È la prima volta che questi ragazzi fanno veramente un concerto per la popolazione. Certo. E quindi è una cosa nuova e noi veramente speriamo che tantissime persone vengano a vedere questi ragazzini che fanno un concerto. Quindi non è un solfeggio, ma è proprio un concerto a tutti gli effetti. Certo, bello, e saranno emozionatissimi proprio perché non è un semplice saggio. Inizieremo la cena e poi dalle 9 in poi inizierà il concerto di bambini. Quindi una collaborazione anche con la Casa della Musica. Certo, e quindi con noi Castellamonte, Proloco, abbiamo fatto veramente un tutt'uno con tantissime associazioni. E la Casa della Musica, la Filarmonica, è un nostro braccio destro che ci aiuta in tutto. È sicuramente importante questa sinergia fra sodalizi, certo, all'interno di una città. Questo perché anche il padiglione verrà piazzato a fianco della scuola di musica della Filarmonica di Castellamonte in Piazza della Repubblica. Bene. E poi si prosegue il giorno successivo. Il giorno successivo abbiamo iniziato a mangiare, abbiamo ascoltato i bambini e continuiamo a mangiare. Venerdì sera dalle 20. Polenta e merluzzo. Polenta e merluzzo ricorda tantissimo il carnevale. Tutte le cene sono libere a tutti e bisogna fare previa prenotazione, giustamente per aiutare il nostro amico del catering. Quindi avremo polenta e merluzzo. Quella serata sarà allietata, abbiamo come ospiti un gruppo, una band, Lorenzo e Eleana Band, che sono veramente famosi perché hanno anche lavorato con la Casa Bagutti. Infatti nel loro ultimo CD, che è uscito 3-4 mesi fa, dietro c'è il timbro di Bagutti. Dentro in questo gruppo c'è la fisarmonica, e questo gruppo suona liscio ma suona veramente tutto, anche i pezzi di discoteca. C'è la fisarmonica, che è un nostro amico, Cristian Torizzano. Quindi un castellamontese. Un castellamontese, il quale il padre, anni fa, fece anche il primo console. Quindi anche il papà di questo ragazzo fa parte delle pignatere e dei primi console. Quindi un po' di tradizione carnevalesca dentro della famiglia. C'è sempre la tradizione. E poi ancora cena. E poi qua c'è proprio il clou.
Sì. Grazie ai nostri personaggi, sabato sera, grandissima cena del carnevale. Questa è proprio la cena del carnevale. Aperta a tutti. Aperta a tutti, con tantissime sorprese. Abbiamo pensato e stiamo studiando che ci saranno veramente tantissime in quella serata. Quindi avremo Fra DJ che farà la base musicale, ma poi durante la cena ci saranno tante sorprese. Voglio mettere un po' di suspense, così la gente, le persone che vengono a cena potranno divertirsi tutti insieme a noi. Difatti, perché di queste sorprese non ne sapevamo nulla. Logicamente, in tutti questi giorni, in tutte queste nottate, perché durante il giorno ognuno di noi ha il proprio lavoro, certo. Ma durante le notti ci vengono in mente tantissime idee e cerchiamo di metterle tutte a fuoco entro il 3 di febbraio. E poi domenica 11 andremo a scoprire un altro personaggio che incuriosisce. Noi un personaggio famosissimo, storico, perché ci sono addirittura delle nozioni, delle storie dell'anno 1100. Stiamo parlando del nostro re Pinocchio, che per noi è un altro personaggio storico, antico, del carnevale di Castelnuovo. Una persona che veramente merita di ricoprire questo ruolo, una persona che ha lavorato per Castellamonte, con Castellamonte e con le persone di Castellamonte. Negli ultimi anni abbiamo cercato di veramente mettere cultura, storia e tradizione e ricordo. Quindi anche questo Re Pignatù avrà tante cose da raccontare, perché anche lui fa parte di Castellamonte, perché il Re Pignatù deve portare il nome e raccontare Castellamonte. Certo. E allora siamo tutti curiosi, che poi Re Pignatù, cioè sì, la persona, e viene realizzato un, chiamiamolo un pazzo, anche se non è proprio il termine corretto, ma adesso mi viene solo questo, a sua immagine. A sua immagine. Quest'anno la testa sarà eseguita da un noto artista all'oro e sarà fatta in cartapesta. E a mezzogiorno abbiamo i fagioli grassi con la tradizionale benedizione di Don Angelo e poi di nuovo chi ha piacere nel padiglione si potranno mangiare i fagioli grassi fatti dalla Proloco di Castellamonte. Che verranno distribuiti alla rotondazione di Ieri. Verranno distribuiti alla rotondazione. E poi alle 18 la messa del carnevale. Il 12 di febbraio ritorna dopo tantissimi anni la Super Tombola. La Super Tombola, dobbiamo già dire grazie a tutti i commercianti, a tutti gli amici, perché la Super Tombola è una serata di divertimento. Verranno eseguite 3 tombole, dopo l'ultima ci sarà un super premio per quello che la chiamiamo la Super Tombola e tutti i commercianti, ma veramente dico tutti, quest'anno ci hanno aiutato e con tutto quello che ci stanno donando e regalando noi facciamo la tombola. E chiunque andrà a casa con qualcosina come ricordo, perché stiamo pensando a dare un pensierino a tutti. Logicamente verranno premiati gli ambi, i terni, le quaterne, le cinquine e le tombole. E quindi anche questo è un ritorno, perché dal 2018... Dal 2018 che non si è più fatta la Super Tombola, per motivi logistici, per motivi di anni, ahimè, bruttissimi, e quest'anno rifacciamo la Super Tombola. Bene, un bel ritorno. E poi un giorno di riposo. Un giorno di riposo per raccogliere le forze, perché sarà un tour de force, perché il 14 febbraio abbiamo il nostro carnevale. Sempre la parte storica a fare l'apripista e dietro i carri allegorici. Avremo tantissimi ospiti che arrivano dai paesi vicini, avremo veramente tanti gruppi storici, avremo tanti carri allegorici e faremo veramente una bellissima sfilata. Quest'anno cercheremo di stringere i tempi perché
nel mio modo di organizzare questo carnevale, io vorrei bruciare verso le 22.30, le 22.45 il nostro Re Pignatù, per poi concludere questo bellissimo carnevale sempre nel nostro grande padiglione. Una bella festa. Una bella festa. Quindi tutti i carri e i gruppi partiranno dalla piazza del mercato per una sfilata notturna per le vie di Castellamonte. Bravissimo. Io vorrei veramente ringraziare, li ho tenuti per ultimo perché non volevo, il professor Martin, che è colui che ha fatto il nostro manifesto. Ogni anno lui si presta e ci raffigura quest'anno col giullare per i 70 anni, per il 70esimo, e l'artista Maurizio Grandinetti. Perché noi, anche lì una sorpresa, il 28 di gennaio, quando i nostri personaggi 2023 ci salutano e presentiamo le dame, noi presenteremo il manifesto e il piatto, che è un ricordo del Carnevale di Castellamonte, che è una tradizione che si perde negli anni, perché non vorrei dire, ma il primo piatto è uscito nel 1983, quindi è una tradizione che ogni anno si rinnova. Un'altra sorpresa che per anni si era interrotta, l'abbiamo ripresa l'anno scorso, è la spilletta. La spilletta del carnevale, che io oggi porto quella del 2023, perché le spillette usciranno la sera che esce la pignatera, la spilletta del 2024, che raffigura il giullare del manifesto 2024. Quindi veramente un carnevale ricco, intenso, certo, con tanti ospiti famosissimi, veramente siamo in contatto con tutti i gruppi storici della zona, e mi permetto di dire che domenica mattina, il 28 gennaio, abbiamo, come mi hanno chiamato stamattina, quindi una cosa nuova, Châtillon, il gruppo storico di Châtillon della Valle d'Aosta mi ha telefonato e mi ha detto: guarda, no, abbiamo visto tutto quello che state facendo e noi abbiamo veramente piacere di partecipare al vostro carnevale storico, alla vostra rievocazione storica. Ma l'unico giorno che noi abbiamo è domenica, perché tutte le altre date che avete voi noi le abbiamo impegnate. Certo. Con Châtillon non è che non ci abbiamo pensato, ma facendo tutto di corsa, no? E siamo veramente contenti che si siano proposti loro, e per me è veramente una gioia. Senza dubbio, un orgoglio che comunque ripaga di tutta la fatica che, certo, che state facendo per organizzare il carnevale. Questo carnevale, perché magari la gente da di fuori non se ne rende conto, ma come hai detto prima, siete volontari, siete tutte persone che hanno il proprio lavoro e di conseguenza non è così semplice. E il tempo libero alla fine si dedica per Castellamonte. Io vorrei, e sono tante sere che vorrei sostituire la parola carnevale con qualcos'altro, perché noi lo chiamiamo carnevale, ma veramente, come ho detto prima, per noi è amicizia, cultura, spettacolo, divertimento. Abbiamo anche i coscritti della Leva 2006, che ci aiutano e ci danno una mano, ragazzi giovani, ragazzi di Castellamonte. Quindi noi veramente vorremmo trovare un nome, che ci stiamo veramente studiando, perché carnevale è proprio una parola che diminuisce quello che stiamo facendo. Vorrei proprio trovare un nome, mettendogli dentro antico, storico, Castellamonte, per dare veramente il vero senso di quello che noi, soprattutto io, sento per questa festa. Veramente. E riuscirete a trovarlo. Vogliamo lanciare un appello in chiusura alla gente? Beh, l'appello, come dico sempre a tutti da un mese a questa parte, per non dire di più, venite a Castellamonte, venite a divertirvi, venite a darci i vostri consigli. Sicuramente noi abbiamo studiato, abbiamo pensato a tutte le serate, fare per il meglio al 150%, e chiunque viene ha la possibilità di darci un consiglio.
perché tante persone giustamente possono dire la loro e devono dire la loro. Come noi abbiamo veramente quest'anno aperto collaborazione, ma una collaborazione bellissima col Supremo Ordine delle Belle Piacere di Consul, con i commercianti di Castellamonte, ma con tutti i gruppi, il Contado, ma veramente il Rione Torrazza, il Rione Maglio, ma tutti questi gruppi di Castellamonte che si mettono in gioco. Ecco, io dico, venite a Castellamonte che veramente quest'anno faremo una bella festa. Grazie Onofrio. Grazie Magda. Quindi mi raccomando, dal 28 gennaio al 14 febbraio lo storico Carnevale di Castellamonte ti aspetta. E continuate a seguire Obiettivo News. Buon proseguimento.